Di introduzione al congresso. 16-18 febbraio 2012, Università di Milano, il settimo congresso al quale ho partecipato. Firenze, 19-21 novembre 2015, adesso 19-22 di aprile del 2018 qui a Napoli. Due congressi, il settimo e l'ottavo all'università, questo ad OPG che è stato descritto ieri, c'è stata l'iniziativa di presentazione, oggi abbiamo sentito il saluto che ci ha portato il sindaco De Magistris e l'intervento di Paolo Piero, che hanno chiarito bene perché e che cosa ci può dare il congresso svolto a Napoli in questa sede. Tre punti. Al primo congresso il discorso, diciamo lo slogan della partecipazione è salute. Secondo congresso abbiamo centrato, a mio avviso, il discorso sulla costruzione delle reti di partecipazione e delle associazioni. Oggi ci troviamo in un discorso di difesa e, se permettete, di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Questa della delibera del Comune di Napoli può essere davvero un segno importante, un contributo importante, un esempio importante che deve essere portato in tutte le realtà. Ogni congresso si è svolto con l'impegno a pensare in modo globale, alla promozione della salute fondata sulla partecipazione. Questa è l'idea di fondo. Oggi la salute è sottoposta a un tentativo del tutto generale, internazionale, di mercificazione. Stiamo assistendo insieme alla mutazione delle democrazie, è stato anche accennato ai problemi delle amministrazioni, in regimi personali, cioè la personalizzazione della politica è dilagante. E purtroppo questo con la quiescenza di partiti e sindacati e nel degrado culturale prodotto dalla ideologia neoliberista dominante, questa di far corrispondere i valori al prezzo. E questo avviene dalla fine degli anni 70 in una continuità disarmante a qualsiasi passaggio apparente di politica, questa è la costante contro la quale ci troviamo a combattere. Non basta non fermare questa deriva, la Carta Costituzionale, l'articolo 3, l'articolo 32, gli altri articoli della nostra Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48, la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le dichiarazioni sottoscritte negli anni da centinaia di paesi, tra cui il nostro. Tutto questo deve tradursi in programmi di iniziativa politica, in iniziative politiche prese a tutti i livelli, ma soprattutto in, una volta si chiamava, lotta di popolo. Siamo qui per discutere ancora una volta i temi delle relazioni che verranno nei gruppi di lavoro, perché il dibattito produca un impegno rinnovato a proporre iniziative ai presenti, ma soprattutto alle forze che sono ancora qui assenti, sono impermeabili ancora ai nostri argomenti e sono finora incapaci, si dimostrano, di affrontare i problemi che indichiamo da tempo. Incapaci di difendere i valori della Carta Costituzionale, pronti come sono a sacrificare al mercato il Servizio Sanitario Nazionale. Nel 1976, anno ufficiale di nascita di Medicina Democratica, si stava già lavorando alla legge 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, venivano a compimento le sperimentazioni nel campo della salute mentale di Franco Basaglia con la lotta alla segregazione manicomiale
e quelle di ridefinizione dei modi della ricerca epidemiologica sulla nocività del lavoro e la salute dei lavoratori, di Ivan Rodore, Emilio Pugno, Luigi Mara, Gastone Marri, Giovanni Berlinguer e Giulio Alfredo Mancacaro. Si affermavano la soggettività operaria, l'autogestione nelle indagini sulle condizioni di lavoro, la validazione consensuale dei risultati delle indagini condotte dai lavoratori e dagli operatori sanitari, maturava l'analisi critica della medicina funzionale a perpetuare l'organizzazione della società in classi. Per questo c'era la lettera al presidente dell'ordine del 1973 scritta da Mancacaro, che denunciava da allora questa deriva della medicina, che è sempre stata in questa direzione. Nel 1971 è stata tradotta Carne Umana sulla sperimentazione dell'uomo, sull'uomo. Nel 73 è il lavoro della traduzione di Bambini in ospedale, con i risultati della ricerca coordinata da Mancacaro sui reparti pediatrici in Lombardia, che denunciava come il bambino fosse un oggetto dell'ospedale, staccato dalle sue relazioni di soggettività con la madre e i genitori. Del 1973 sempre la traduzione di Inflazione Medica, un libro di Archibald Cochrane, che è quello che ispirerà nel 1992 la nascita della evidence-based medicine. Del 1977 è, infine, la traduzione di Nemesi Medica, un libro importante di Ivan Illich, di critica radicale al sistema medico. Insieme alla collana Medicina Potere, alla rivista Sapere, alla rivista Epidemiologia e Prevenzione, queste pubblicazioni fornirono spunti di riflessione agli spiriti critici della medicina e della ricerca, che ritrovarono il senso del ruolo medico nella difesa e promozione della salute, identificando nella pace, in un tetto, un reddito, un ambiente ecosostenibile, l'istruzione e non solo nell'organizzazione della sanità di base i determinanti della salute. Ho fatto questa premessa per ricordare come sia importante la memoria, come sia importante avere chiarezza delle proprie radici. Queste sono, diciamo, le radici a cui Medicina Democratica trae la vitalità per andare avanti. L'impegno a promuovere il rinnovamento della scienza e della medicina, come abbiamo visto, partendo dall'analisi della sua non neutralità, è stata una costante di Medicina Democratica fin dalla sua nascita. Oggi la società civile si è allontanata dal mondo della scienza, percepito in combutta con le elite dominanti, e qualche volta non sbaglia. Sempre più frequenti sono le difficoltà della ricerca epidemiologica. Ancora pochi sono gli studi epidemiologici che, facendo tesoro degli insegnamenti di Mancacaro, applicano un approccio di ricerca partecipata dai cittadini all'indagine. Uno di questi, però, che è l'esperienza di Manfredonia, verrà presentato e documentato nel filmato che credo faremo presentare domani sera. La medicina, come la scienza, è un modo di potere, anzi diviene propriamente potere, sostanza e forma del suo esercizio. Questa era un'ipotesi da cui partiva Mancacaro nella sua redazione delle Medicina e Potere, un'ipotesi che ha bisogno di verifiche, ulteriori ricerche, più ampie ricognizioni, che attraversino tutte le mappe della cittadella sanitaria. Il potere che le appartiene, così come quello a cui appartiene, può celarsi in ogni suo punto, ma estinguersi in nessuno. Cercarlo e scoprirlo è già sfidarlo. Questo è un po', diciamo, l'eredità che ci ha lasciato a suo tempo.
I sistemi di potere quindi non scompaiono, si avvicendano e la sfida al potere di turno non ha mai termine. La scommessa sul cambiamento possibile della medicina, così come della scienza, è valida in ogni tempo e in ogni luogo. Svelare la faccia del potere nascosto dietro all'apparente logica istituzionale da tutti accettata come sensata permette di vedere altri mondi possibili. Lottare per cambiare una singola ingiustizia è già lottare contro l'ingiustizia, sfidare il potere. La lezione di Maccacaro è che il potere va svelato laddove si cela e combatterlo significa mostrarne la presenza, metterlo a nudo, senza l'illusione di una vittoria definitiva. L'enfasi sulla necessità della partecipazione permanente, che condivide la medicina democratica, smentisce la speranza che sostituire un potere con un altro risolva contraddizioni e ingiustizie e dà invece una precisa indicazione di indirizzo al movimento di lotta. Questo per quanto è dovuto alla nostra memoria. E vediamo adesso il percorso dal febbraio 2012 rapidamente a oggi. Su che cosa ci siamo impegnati in questi anni? Diritto alla salute e diritto al lavoro, diritto all'ambiente salubre e promozione della prevenzione, diritto all'equità e alla solidarietà nel servizio sanitario. Per diritto alla salute intendiamo il diritto ad una organizzazione sanitaria pubblica e partecipata, ma anche quello alla prevenzione, affermata da documenti internazionali che sarebbe bene, l'abbiamo già fatto in questi anni, in alcuni corsi su questo, tornare a studiare, divulgare e rendere operativi, ad esempio la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946, la dichiarazione di Alma Ata del 1978, la carta di Ottawa del 1986. Il diritto all'ambiente salubre si fa valere con la lotta contro la nocività degli ambienti di vita e di lavoro e dell'organizzazione del lavoro, per la difesa e il risanamento del territorio, il riutilizzo dei rifiuti contro ogni forma di incenerimento o termovalorizzazione, promuovendo la produzione ecosostenibile di energia. Negli ultimi mesi, è stato riportato in un sestante sulla nostra rivista, si sono sviluppati numerosi incendi in siti di stoccaggio dei rifiuti in Lazio, in Lombardia, in Veneto, Toscana, 250 in meno di 3 anni. In alcuni casi avvenuti in prossimità di sopralluoghi e verifiche o dopo segnalazioni di una inadeguata gestione degli impianti. In Lombardia abbiamo avuto il crimine Eureco, che a Paderno Dugnano è costata la vita a 4 lavoratori, si intreccia il discorso della sicurezza sul lavoro, il 4 novembre 2010, che ebbe la sua origine proprio nella gestione impropria di rifiuti non autorizzati. Il diritto all'equità, e qui veniamo ad oggi, nel servizio sanitario implica una riforma dei servizi e della formazione degli operatori e la lotta alla emarginazione dei diversi, disabili, tossicodipendenti, rom, immigrati, anziani non autosufficienti, affetti da disagio mentale, poveri, quelli che l'ideologia dominante considera scarsi, scarti, non sono capaci di dare il loro contributo all'economia e per i quali più che per la cura si propone la contenzione. Tutto questo nell'attacco a un servizio sanitario pubblico condotto facendo passare la privatizzazione come proposta di sanità integrativa e i tagli dei servizi e dei finanziamenti, ci si propone di ridurre il fondo sanitario al 6,3% del PIL, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito come soglia al di sotto della quale non si può andare senza distruggere il servizio, quello del 6,5, 6,7,
e come provvedimenti di razionalizzazione la soppressione ad esempio dei punti di nascita, che va di pari passo questo smantellamento con gli investimenti di sempre più cospicue risorse che gruppi finanziari, noi siamo a Napoli, noi veniamo in alcuni di noi dalla Lombardia e rappresentano davvero due realtà opposte, sia nella direzione in cui stanno andando, sia le prospettive che rappresentano. Quindi c'è questa serie di investimenti enormi per acquistare strutture e servizi. Poi si finanziano i convegni nei quali la non sostenibilità del sistema sanitario viene portata a giustificazione dell'introduzione di una terza gamba, viene chiamata così, che è invece un modo di portare alla costruzione di un sistema a due velocità, anticamera di un doppio sistema di cui uno gratuito a prestazioni scadenti, l'altro a pagamento ad alta intensità. A questo progetto non sono estranee le confederazioni sindacali che in numerosi contratti hanno già introdotto i fondi sanitari integrativi, in realtà sostitutivi, insieme alle assicurazioni sanitarie. Questo produce problemi di equità e di efficienza, il lievitare dei costi amministrativi, la diffusione di prestazioni di non provata efficacia. Ad esempio, confrontando due realtà di questo tipo, mentre nella Inghilterra, nel Regno Unito, che è in battistrada per la distruzione del sistema sanitario nazionale, che loro avevano istituito nel 1946, sta diventando costi amministrativi stanno lievitando 20-22%, 24% della spesa ospedaliera, in una situazione vicina della Scozia che si è opposta alla strategia di smantellamento del servizio pubblico, i costi si sono contenuti all'interno del 10-12%. Questo per dire da dove, tra l'altro, deriva il sovraccarico di costi del sistema di privatizzazione che dalla Regione Lombardia, ad esempio, viene proposto a tutta la nazione. Qui abbiamo il comune di Napoli che propone alla nostra nazione, allo Stato e al governo, un'altra strategia. E questo noi dovremo cercare di far prevedere. Un altro aspetto importante con cui la medicina democratica si è scontata è proprio in questi giorni c'è stata la sentenza del Tribunale di Ivrea che ribalta la prima sentenza di condanna. L'8 luglio 2015 scrivevamo al direttore scientifico della Fondazione IRCCS dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano una lettera prendendo posizione argomentata sulla ventilata nomina alla direzione dalla divisione di epidemiologia del professor Carlo Lavecchia, un mio collega. In essa, come medicina democratica, richiamavamo quanto affermato dal professor Rodolfo Saracci, collaboratore di Maccacaro presso l'Istituto di Geometria, e di Lorenzo Tomatis alla direzione dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, la IARC, nella nota Epidemiologia, Liaison d'Angers e Sanità Pubblica, diceva: il ruolo socialmente assegnato e soggettivamente accettato dal professionista che prende parte a decisioni nell'interesse della sanità pubblica è quello di essere incondizionatamente dalla parte della popolazione. È questo che il pubblico si attende ed è questo che determina il grado di fiducia e credibilità che accorda al decisore. L'attesa è che il professionista sia imparziale, cioè prenda in considerazione con criteri uniformi tutta l'evidenza disponibile sul problema sul quale deve decidere. Secondo, non neutrale rispetto alla salute,
cioè risolva l'incertezza residua dell'evidenza in senso favorevole alla salute della popolazione esposta. Far valere quello che è stato definito il principio di precauzione. Noi riteniamo, scriviamo in quella lettera, che l'esperienza del professor Carlo Lavecchia dimostri che un professionista può legittimamente rinunciare all'imparzialità scientifica e alla non neutralità del medico, come capita in un processo per danno ai lavoratori da esposizione ad amianto, quando, nel ruolo di perito di parte dell'impresa, rinuncia all'imparzialità perché suo compito diviene quello di mettere in luce solo gli elementi scientificamente favorevoli al proprio committente e arrivando alla formulazione di ipotesi azzardate, ma efficaci nel perseguire lo scopo, e scegliendo di non essere neutrale per collocarsi però sul versante opposto a quello indicato dal professor Saracci per chi si occupa di sanità pubblica. Sappiamo che nel nostro paese è invalsa una certa disinvoltura nel trattare questioni di conflitto di interessi. Aspetto fondamentale se si intende difendere la credibilità delle istituzioni poste a difesa del bene comune. Sappiamo che il passaggio di professionisti di alto livello dal settore privato, case farmaceutiche, al settore pubblico, agenzie regolatorie e viceversa, noto con il termine di revolving doors, è tollerato negli Stati Uniti ma non sconosciuto alle nostre latitudini. Noi lo consideriamo inammissibile. Ancora infatti condividiamo con Rodolfo Saracci l'opinione che una persona che si sposti da un ruolo all'altro non sia un semplice contenitore di conoscenze e competenze, ma un sistema di convinzioni e di abiti mentali che, consolidatisi in scelte di vita vissute giorno per giorno, continuano ad operare nel tempo. Poiché riteniamo che mettere le persone giuste al posto giusto sia uno dei compiti fondamentali di un'istituzione che intenda difendere il proprio prestigio e realizzare la propria missione, crediamo che sia da escludere che chi abbia ricoperto il ruolo di parte svolto per anni dal professor Carlo Lavecchia possa essere proposto alla direzione di un servizio che ha come missione la tutela della salute della popolazione. Questa fu anche la posizione da noi sostenuta nel convegno del 2016 organizzato presso il Senato della Repubblica dal senatore Felice Casson sul problema del ruolo cruciale che hanno proprio i periti di parte padronale nel determinare sentenze che sono spesso scandalose di assoluzioni motivate soltanto da congetture e dall'autorevolezza di questi personaggi assolutamente ben pagati, ma per svolgere un ruolo che non va assolutamente d'accordo con quello che era la scelta di fare il medico e di fare attività nella sanità pubblica. Fatti, congetture che non sono sostenuti dall'evidenza scientifica e che gli stessi avrebbero vergogna, non sostengono in tribunale, ma a sostenerli di fronte alla comunità scientifica si vergognano da fare. E qualche volta sono costretti a ritrattare quello che hanno detto. Mobilitazione internazionale. Ho detto che il problema della difesa del servizio sanitario non è un problema italiano. E allora l'impegno di Medicina Democratica su questo tema. Nel 2016 è nata la rete per il diritto alla salute di Milano e Lombardia, ma esiste anche la rete di Napoli. Esiste la rete del nazionale. È un organismo formato da associazioni, movimenti e sindacati, nato in occasione della celebrazione mondiale della giornata per il diritto alla salute, e ricorda la fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
è operante come parte della rete europea contro la commercializzazione e la privatizzazione della salute, Bruxelles. Abbiamo organizzato, con il contributo del dottor Antonio Loretto, che ci parlerà domani, le giornate del 4-5 novembre 2017, in occasione del G8 sulla salute che si è svolto a Milano, e dal 2016 al 2018 abbiamo partecipato ad organizzare la giornata del 7 aprile, che è detta ogni anno allo scopo di richiamare cittadini, istituzioni, forze politiche e sociali a ricordare il rispetto del diritto universale dell'uomo alla salute, negato in molte parti del mondo e reso impraticabile, tra questi nel nostro paese, in altre. In Italia, in particolare in Lombardia, si registra il tentativo di promuovere forme di assistenza sanitaria privatistiche che forniscono più cure, non sempre utili, a chi più spende, negando cure necessarie e liste di attese inaccettabili a chi non può pagarsene. Abbiamo promosso una lotta contro le derive regionali intese ad aprire alla speculazione privata il campo dell'assistenza sanitaria in regione e poi in tutto il paese. Quello che Medicina Democratica propone non è la difesa dell'esistente, compromesso da 30 anni per quanto riguarda la Lombardia di politica formigoniana, maroniana e adesso abbiamo Gallera, ma la revisione dell'organizzazione delle attività territoriali, sociosanitarie ed assistenziali che garantiscono continuità della cura, partecipazione e la sperimentazione di un sistema premiante orientato all'efficacia e al corretto uso delle risorse disponibili per ridurre richieste inappropriate, incontrando con ciò l'iniziativa di numerose associazioni, ad esempio Slow Medicine, che con la proposta di scegli non di fare di più ma di fare meglio ha lanciato questa iniziativa presso i medici. E la Rete Nazionale Sostenibilità e Salute, alla cui nascita abbiamo contribuito nel giugno 2014 con la stesura della Carta di Bologna. Tutti i documenti che è bene avere presenti. Il servizio rinnovato che noi proponiamo e di cui la delibera del Comune di Napoli è sicuramente un prezioso, prezioso contributo, è quello che il servizio rinnovato dovrebbe considerare i bisogni del cittadino, non la domanda di mercato, che è dominata dalla pubblicità, sempre più dilagante ad esempio in televisione, sui presidi sanitari. E dovrebbe quindi basarsi, tra l'altro, sul rilancio di un'idea, anche questa di Mercacaro, della casa della salute, intesa non in modo burocratico, come ha fatto in parte la Regione Toscana, o come poliambulatorio, modalità di aggregazione di medici, che di per sé va bene ma non è sufficiente, ma come sede, e questo il Comune di Napoli ci ha dato un'indicazione precisa, come sede di partecipazione attiva dei cittadini a iniziative di inchiesta sul territorio, che rilancino la ricerca epidemiologica di base e della idea della autogestione della ricerca. Quello che è stato promosso negli anni, metà degli anni 60 in avanti, in fabbrica, con la lotta alla longevità. L'affermazione quindi di quella che è stata preconizzata da alcuni, fra cui Gianni Tognoni, che viene chiamata la epidemiologia di cittadinanza, di cui questa esperienza partecipata, che verrà presentata al profilo di domani a Manfredonia, è un altro contributo. Anche il sistema di retribuzione verrà valorizzato non tanto sul numero delle prestazioni, ma sui risultati ottenuti attraverso queste prestazioni. E qui ci avvaliamo del contributo e della collaborazione con l'Associazione Allineare Sanità e Salute di un dottore di Milano che si muove su questi temi di Alberto Donzelli, e verrà promossa la valutazione di indicatori di salute per favorire la realizzazione, ultimo passo,
di un bilancio davvero partecipativo di area. Ad esempio, facendo riferimento a quelli che erano i vecchi distretti da 20 a 200 mila abitanti residenti, i quali potrebbero essere sulla base di documentazione e di dati prodotti in questo modo, autoprodotti e gestiti, davvero contribuire a quel bilancio partecipato. Rilanciamo in questo modo i valori del Servizio Sanitario Nazionale, della cura del malato e del miglioramento della salute, promuovendo anche la formazione e la prevenzione. Ultimo punto, la salute e i migranti. Medicina Democratica si batte perché venga riconosciuto il diritto alla salute, al lavoro sano, ad un'abitazione dignitosa per i migranti e i rom, contro ogni forma di esclusione, emarginazione, discriminazione nei confronti di minoranze linguistiche ed etniche. A tutti vanno garantiti i diritti della persona costituzionalmente sanciti. Proponiamo quindi, insieme con altre iniziative locali, ad esempio anche questa è l'iniziativa nata a Milano, di dibattito, a Vittorio Carrere, con il contributo che ha dato particolare Roberto Satolli, che ha fissato questi principi per il Servizio Sanitario Nazionale, che vi elenco e che sembrano condivisibili. Parte dal primo tema, sostenibilità, questo dibattito sulla... Un servizio sanitario è sostenibile se si vuole che lo sia. È ora di finire di dire che il servizio sanitario non è sostenibile. Il servizio sanitario è un diritto costituzionale e va sostenuto. Non è questione se è sostenibile. È sostenibile, va sostenuto. E se si vuole che lo sia, si fa una politica che lo sostiene. Primo punto. Secondo punto. Il servizio sanitario nazionale pubblico, universale, è il meno costoso e su questo nessuno discute. Quindi non si vede perché dei neoliberisti sostengano di passare ad un sistema più costoso, meno produttivo, sacrificando il sistema italiano. Terzo punto, forme assicurative e integrative producono iniquità e aumentano il consumismo sanitario. Su questo anche non c'è discussione, ma si fa finta di niente. Questo per quanto riguarda la sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, universale, equo e solidale, finanziato dalla fiscalità. Documentata efficacia. I livelli di salute non dipendono dal numero delle prestazioni sanitarie e la gratuità delle prestazioni, dall'altra parte, che siano di documentata efficacia, è di per sé una garanzia di equità. Il rapporto operatore-utente. Nella relazione operatore-paziente è fondamentale la visione olistica della persona, cioè ogni paziente va visto per la persona e la storia che ha, non per un male d'organo, per un organo leso o per una malattia. Il Servizio Sanitario Nazionale va fondato sulla prevenzione, la ricerca delle cause e delle cause, come ha ben documentato Marmot, un ricercatore, un epidemiologo inglese, su quali sono le diseguaglianze della salute che sono motivate dalla diseguaglianza economica, sociale e culturale. Per combattere le diseguaglianze e migliorare la salute pubblica bisogna favorire la partecipazione. Riforma del servizio. La riforma del Servizio Sanitario Nazionale richiede la riforma degli studi, quindi un impatto sulla università e sulla ricerca clinica ed epidemiologica. Quindi, in poche parole, il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe essere per tutti coloro che si trovano in Italia, unico per cure essenziali assicurate a tutti dal Fondo Sanitario Nazionale, pubblico, ovvero che medici e infermieri non possano lavorare nelle strutture private a scelta. No profit, ovvero garantendo un accesso gratuito alle cure essenziali con servizi di buona qualità ed efficacia, trasparente, ovvero utilità, qualità, costi delle nuove tecnologie vanno verificati prima della loro diffusione. Dirigenti e professionisti vanno scelti per merito, esperienze e risultati.
Il servizio sanitario deve promuovere la salute riducendo il ruolo degli ospedali. La salute è obiettivo di tutte le decisioni politiche, quelle sui trasporti, sull'alimentazione, sulla scuola, l'energia, i rifiuti, la programmazione industriale e l'economia. Solo se la politica aumenta la coesione e la giustizia sociale e sostiene le capacità personali delle famiglie e delle comunità, è una politica che promuove la salute, una politica degna di questo nome. E vorrei concludere ricordando le persone che in questo periodo hanno contribuito a mantenere attiva la Medicina Democratica. In particolare voglio ringraziare per la vicepresidenza Paolo Fierro e Marco Calderoli, che hanno dato un grosso contributo alle iniziative di questi anni, a Fulvio Aurora per il suo impegno nelle vertenze legali, e Laura Mara, che sarà presente credo domani e parlerà dei problemi che nascono in tribunale. Ecco, è il primo congresso di Medicina Democratica che si svolge senza la presenza di Luigi Mara. Lo ricordiamo. Ok, io non sono molto abituato, ma dobbiamo partire con...